intanto diciamo che è successo in generale per Metelli in quest'anno, prima di entrare nei temi specifici ovviamente, per i quali ho le domande pronte. Siamo cresciuti come struttura, abbiamo ampliato i nostri servizi, abbiamo fatto un'acquisizione importante che si chiama ElectroCode, l'abbiamo inserita all'interno del Metelli Data Pool e oggi siamo qui per presentare un po' tutte queste novità. Ok, allora cominciamo dall'ElectroCode. Che significa l'acquisizione completa? È un'acquisizione importante perché ci permette di completare una serie di servizi che parte con i listini Metel e con questo sistema di classificazione riusciamo a dare ancora più penetrazione a quelli che sono i prodotti del materiale elettrico e la loro diffusione e la loro visibilità con un sistema di classificazione che può essere utilizzato per diversi tipi di applicazione, per applicazioni che poi vedremo durante l'evento, sono sia per aziende e per filiere, per una filiera intera, sia per gruppi di aziende o anche per applicazioni di partnership, quindi mirate sul discorso più vicino all'e-commerce. Ok, secondo punto, l'evoluzione dello standard Metel. L'evoluzione dello standard Metel, avremo nel 2014 una grande innovazione che è la versione 0.21. Noi abbiamo avuto per molti anni un tracciato, chiamiamolo tracciato record, o comunque un set di informazioni che è sempre stato lo stesso dal 99 fino a quest'anno. Nel 2014 ci saranno l'ingresso di due nuove informazioni nel listino Metel, quindi ci sarà appunto la versione 0.21 con la possibilità di inserire il codice ElectroCode e oltre al codice ElectroCode anche il codice a barre diverso dalle AN13 che già esiste. Quindi questo set di informazioni in più, completato poi da tutto quello che arriva con ElectroCode, le keywords, le immagini, creerà un grande sistema, un grande recipiente dove grossisti potranno attingere tutte le informazioni per qualsiasi tipo di applicazione, specificatamente curate anche per l'e-commerce, e oggi vedremo anche cosa si può realizzare con il Metel Data Pool. Ecco, adesso ci dia qualche numero di quelli che piacciono tanto ai vostri padroni, perché i numeri sono molto chiari, insomma. Sì. Allora, parliamo di più di 700 clienti, parliamo di oltre 6 milioni e mezzo di documenti scambiati ogni anno attraverso i nostri sistemi EDI. Abbiamo 107.000 articoli che sono corredati già di immagini e schede tecniche. Abbiamo già 5 produttori, 6 che stanno arrivando, e una ventina di grossisti che si scambiano informazioni attraverso i web service, cioè un metodo molto avanzato per sia utilizzare, per avere la giacenza e che per poi fare l'ordine urgente. Insomma, tutte questi numeri sono per noi il pane quotidiano, e per una struttura di 11 persone è un buon livello di servizio, ma si può sempre migliorare, è evidente. Ecco, Metel, sento dire dai vostri boss, diciamo, da chi detiene la vostra proprietà, insomma, che è uno strumento per loro. Ecco, però si è sempre detto che può essere uno strumento interessante anche per altri. Ovviamente la risposta è che Metel non è business ma servizio. Ecco, ma è proprio così? Allora, siamo in un periodo di grande cambiamento. Quando sentiamo di parlare di big data o comunque di fenomeni che accadono nelle supply chain, perché ormai non parliamo più di una sola filiera, perché il materiale elettrico, l'idrotermosanitario, ferramenta e anche i grandi hub, la GDDO, sono tutte delle supply chain, cioè sono tutte delle filiere che si intersecano e creano una vera e propria supply chain. Noi rappresentiamo la parte tecnologica di una filiera, quindi un valore aggiunto di base per un'intera filiera, e ci siamo accorti di avere dei valori di eccellenza che abbiamo costruito negli anni. Quindi nei confronti delle altre filiere ci poniamo anche come anello di congiunzione, evidentemente, dove c'è l'interesse dei soci a collegarsi a queste nuove opportunità. Quindi sicuramente siamo in una fase di transizione, bisognerà utilizzare bene questa tecnologia e quindi lo standard Metel per trarne i maggiori benefici possibili per la nostra filiera e quindi per i soci. Senta, quest'oggi alla platea proponete un matematico ateo. Sì. Qual è l'aspetto che più vi interessa? È la sua
Quello che più ci interessa è capire come la matematica, vista da un matematico, applicata nell'informatica, può dare enormi valori ad una filiera. È un concetto di base importantissimo, ma noi quando parliamo di Mattel parliamo tanto di matematica e di logica. Quindi logica e matematica condivisa significa risparmio ed efficienza per una filiera intera. E vediamo anche come Odifreddi oggi saprà spiegarci questo concetto, insomma.